Due imprese su tre nel Milanese sono in sofferenza finanziaria per colpa dei crediti incagliati che ci sono sulla carta, ma che non si riescono a riscuotere. È stata molto partecipata da sindaci, imprenditori e amministratori locali la serata intitolata Il Superbonus dopo il decreto blocca cessione. Cosa succederà ai crediti incagliati? Nella Sala Ovale a Villa Farsetti, a Santa Maria di Sara, si è svolto un incontro con le imprese dedicato alla situazione attuale del Superbonus 110%, dopo i provvedimenti governativi che hanno messo fine alla cessione del credito e allo sconto in fattura, lasciando inalterata la situazione dei crediti incagliati. La conferenza è stata organizzata dall'Associazione Artigiani del Milanese con il patrocinio del Comune di Santa Maria di Sara. Superbonus è nato nel 2020, ha avuto una media di ogni mese e mezzo, diciamo, ogni mese e mezzo c'era un cambiamento normativo che faceva deviare un percorso che doveva essere lineare, in realtà è rimasto ad ostacoli fino a giungere a febbraio, in cui dalla sera alla mattina c'è stato appunto lo stop delle cosiddette opzioni alternative. Tra i partecipanti, rappresentanti politici del Milanese e della Riviera del Brenta, presente anche il sindaco di Santa Maria di Sara, Natascia Rocchi. Dalla sera alla mattina c'è stato il blocco totale che ha lasciato un po' la situazione così com'era, senza trovare nessuna soluzione. Nel Milanese, le imprese che in maniera data della Camera di Commercio al 31 dicembre 2022 sono circa 2048, e appunto del settore delle costruzioni, che potenzialmente potrebbero essere coinvolte dal problema dei crediti incagliati.